Allora, com'è? Ciao. Sono andato a vedere qua. Sorride. Devo sapere qua. Ho dato luce rossa. No. 2-6 rosse, vabbè. Sono andato là. Vabbè. Un mese. Ma c'è tutte 8. Tanto il prossimo anno c'è le tante. Oh, cazzo, c'ho da andare via, se no la mia mamma mi percepisce. Si vede. Ciao, ciao, bello. Mai quello lì Fabio non ha fatto niente per tutto l'anno. Fabio non ha fatto, non lo so, ascolta, vabbè, sì, lo so che poi ha fatto meglio di me, lo sto facendo niente, ma te invece sono impegnato, lo so, ma tutte le cose che si sa, ci dico. Senti, io sapevo che la fine greca dovevo recuperare, è stata male, è stata aspetta, dovevo recuperare, quindi sei rotto, non sei rotto, non si cambia, quindi lascia. Dai. Via, tanto ora c'è l'estate. No, e c'è Alex, un altro passo laggiù. Sì, un altro passo. Perché lo sai, guarda, nella camminata io sono molto più veloce di molti, sì, molte altre persone. Prima di venire a scuola con me, perché te mi porti sempre a scuola, eh? Si va, sei sotto di me, quindi io, sai come mi chiamavano alle medie? Errore dei portici. Perché, guarda, io cambio l'arcio. No. Che sta? Che sta? Pronto? Pronto, ciao Vale. Valentina, che te? Sì. Ascolta, hai visto quasi? Sì, lo so, anche te più o meno. Siamo lì. Sì, lo so. Ascolta, mi pensavo, no? Quest'estate, se a fare un lavoro insieme, no? Per riprendere un po', anche per non arrivare l'anno prossimo, poi c'è il debito da recuperare. Sì, ascolta, se venissi oggi si prepara un piano di lavoro. Va bene. D'accordo, allora vengo dopo. Non disturbo, va bene? D'accordo, ciao, grazie. Basta con la sveglia. Finalmente è arrivata l'estate. Oh, finalmente è arrivata l'estate. Eh sì, guarda, oggi c'è anche un bel sole che si fa un tuffo, vai. Prendo la mano. Anche a me. Oh, stai attento con la porta, di piccoli. Ma ora ti metto in te, Stai. Oh, la testa! Oh. E non ho mai preso la testa, ho preso il piede. Ah, ma ci sei tu, Fabiano? Mamma, vai in cabina di Jacopo, che Jacopo si è rotto la testa. Eccomi qua, sono qui
solo su uno scoglio. Ma sì, tiriamo un po' le somme, facciamo i conti. A scuola mi faccio il culo, perché così si chiama, e va male. Poi tutti quanti, anche Valentina, tutti hanno un qualcun altro con cui passare il tempo, e io sono solo qui sullo scoglio. Poi il mio migliore amico è un cretino, è stato un imbecille, pensa di avermi ammazzato e scappa. Che brutta vita, che vitaccia. Io vado a casa. Della gente che obliterà il biglietto sull'autobus, vedo le mani della gente che spinge per uscire sulla via, c'è chi saluta e chi passeggia, chi corre contro un sogno dall'autobus, vedo bagliori nel buio, ombre di luce che illuminano la strada. Guarda l'orologio e aspetta la fermata lì sulla via, c'è chi sta con gli occhi bassi, compila la schedina accanto a me, qualcuno ormai si è addormentato vedendo questo quadro. Io dall'autobus vedo bagliori nel buio, ombre di luce che illuminano la strada. Parla chi non parla, chi sgrida, chi consola, chi ha gli occhi aperti, chi tiene i pugni chiusi, bagliori nel buio, ombre di luce, mi illuminano la strada. Sull'autobus, ora non ci sono più, chissà che posto avrò tra quelle ombre di luce che illuminano la strada.